San Paolo Miki e compagni martiri. San Paolo Miki è il primo giapponese accolto in un ordine religioso cattolico, il primo gesuita. Nato in una famiglia benestante e battezzato a 5 anni, Paolo Miki entra poi in un collegio della Compagnia di Gesù e a 22 anni è novizio. Riesce bene in tutto. Solo lo studio del latino lo fa penare, troppo lontano dal suo modo nativo di parlare e di pensare. Diventa invece un esperto della religiosità orientale, cosicché viene destinato alla predicazione, che comporta il dialogo con dotti buddisti. Riesce bene, ottiene conversazioni. Però, dice un francescano spagnolo, più efficaci della parola sono i suoi sentimenti affettuosi. Il cristianesimo è penetrato in Giappone nel 1549 con Francesco Saverio, che vi è rimasto 2 anni, aprendo poi la via ad altri missionari, bene accolti dalla gente. Li lascia in pace anche lo Stato, in cui gli imperatori sopravvivono come simboli, mentre chi comanda è sempre lo Shogun, capo militare e politico. Paolo Miki vive anni attivi e fecondi, percorrendo continuamente il paese. I cristiani diventano decine di migliaia. Nel 1582-84 c'è la prima visita a Roma di una delegazione giapponese, autorizzata dallo Shogun Hideyoshi e lietamente accolta da Papa Gregorio XIII. Ma proprio Hideyoshi capovolge poi la politica verso i cristiani, facendosi persecutore per un complesso di motivi. Il timore che il cristianesimo minacci l'unità nazionale, già indebolita dai feudatari. Il comportamento offensivo e minaccioso di marinai cristiani, spagnoli, arrivati in Giappone. E anche i gravi dissidi tra gli stessi missionari dei vari ordini in terra giapponese. Tristi fattori di diffidenza. Un insieme di fatti e di sospetti che porterà a spietati eccidi di cristiani nel secolo successivo. Ma già al tempo di Hideyoshi, ecco una prima persecuzione locale che coinvolge Paolo Miki. Arrestato nel dicembre del 1596 a Osaka, trova in carcere 3 gesuiti e 6 francescani missionari, con 17 giapponesi terziari di San Francesco. E insieme a tutti loro egli viene crocifisso su un'altura presso Nagasaki. Prima di morire, tiene l'ultima predica, invitando tutti a seguire la fede in Cristo e dà il suo perdono ai carnefici. Andando a supplizio, ripete le parole di Gesù in croce. In manos tuas, Domine, commendo spiritum meum. Proprio così le dice, in quel latino che da giovane studiava con tanta fatica. Nel 1862, Papa Pio IX lo proclamerà santo. Nell'anno 1846, a Verona, un seminarista quindicenne legge il racconto di questo supplizio e ne riceve la prima forte spinta alla vita missionaria. È Daniele Comboni, futuro apostolo della Nigrizia, alla quale dedicherà vita e morte, 3 secoli dopo San Paolo Miki.